Benvenuti a questo nuovo ed attesissimo episodio di Creepy Games, la rubrica che vi farà dare sempre un'occhiata alle vostre spalle. Il gioco che tratteremo oggi si chiama The Theater, gioco per PC sconosciuto e quasi introvabile in tutte le sue copie. Quindi ragazzi, dato che si parla di cinema, mettetevi comodi, spegnete le luci in sala e gustatevi questo nuovo episodio di Creepy Games. Quello di cui vi parleremo oggi è un vecchio gioco uscito quasi nello stesso periodo del primo Doom. Ci riferiamo a The Theater. Un titolo sconosciuto e più, ma avvolto nel mistero di cui ancora oggi, data la sua scarsa reperibilità, è arduo commentare. A differenza degli altri titoli e hack-rom varie, ancora prima di giocare, la presentazione del gioco originale è già di per sé un simbolo della sua particolarità. Se mai riusciste a reperirlo, sarà infatti un semplice CD-ROM con una classica custodia. Su entrambi i lati ci sarà un'immagine raffigurante il titolo del gioco con uno sfondo rossastro, insieme ad una scritta in alto a sinistra, May I have your ticket, please? Che in italiano sarebbe Posso avere il suo biglietto, prego? Insieme a queste vi è l'immagine del ticket taker, cioè il bigliettaio, nella sua postazione di lavoro, una figura misteriosa che comparirà spesso durante il gioco. Molteplici sono le voci circa l'espressione di quest'uomo, dato che la grafica del gioco non era delle più moderne. All'epoca, caucasico, calvo, con grandi labbra rosse, indossa una giacca rossa sopra una maglia bianca e calza pantaloni neri. Particolare è il suo presunto cambio di espressione quando si rompe il CD, mostrando una smorfia di terrore. Ma queste sono voci non confermate e che passano in secondo rilievo rispetto al resto della vicenda. La cosa più lampante di questo gioco è la difficoltà riscontrata persino nell'installazione. Crash continui e termini d'uso senza nome che costringevano al riavvio sono stati un ostacolo ben arduo, ma in qualsivoglia caso superabile. Superata la prima fase e completata l'installazione, si viene automaticamente lanciati nella schermata principale, l'esatta riproduzione dell'immagine sulla confezione del gioco. Le tre opzioni base, nuovo gioco, carica e opzioni, sono sempre presenti, ma qualsiasi altro click che non sia sul nuovo gioco non porterà a nulla, se non addirittura ad un ennesimo crash. Questo è quel che succede ad ogni inizio partita. E poi, più ci si incammina, più lo schermo diventerà nero, fino a farti tornare nello stesso ingresso vuoto di partenza. Non si è ancora capito quante volte bisogna dare il biglietto all'uomo prima che accada qualcosa. In molti sostengono che il gioco agisca in maniera totalmente casuale. Sta di fatto che prima o poi il ticket taker sarà assente e il giocatore sarà costretto ad incamminarsi nel corridoio buio da solo, nonostante la clip sonora e il box di testo compaiano ugualmente anche in assenza dell'uomo all'ingresso. Ad un certo punto lo schermo diverrà completamente nero, ma sarà comunque udibile il rumore dei propri passi. Questo può continuare per alcuni minuti, fin tanto che non sarà possibile continuare. Solo allora farà la sua apparizione quello che viene descritto come il ticket taker, ma con la faccia roteante, e rimane ferma davanti al giocatore. I giocatori della versione originale confessano di aver sentito il proprio corpo reagire e irrigidirsi, e i loro stomaci contrarsi alla vista dell'omino. Non accade ancora nulla, l'uomo girandola osserva. Poi si odia uno stridio acuto, mentre il gioco va in panne momentaneamente. Dura per qualche minuto, con lo stridio sempre ben percepibile. Poi il giocatore è bruscamente riportato nell'ingresso con tutta la grafica e il comparto audio tornati alla normalità. Il gioco continua normalmente per un altro paio di cicli. Alcuni dei giocatori dicono che in questo caso l'uomo girandola apparirebbe brevemente all'angolo dello schermo con un vivace gridolino. Quindi, ad un certo punto, dopo aver incontrato l'uomo girandola, il giocatore vede il ticket taker passeggiare avanti e indietro, muovendosi a scatti.
con gli occhi sgranati e la bocca aperta, quasi a simulare un'espressione preoccupata. Certi giocatori hanno notato che le locandine dei film vengono in questo caso sostituite da immagini dell'uomo girandola, che causò in loro l'istinto di distogliere la visuale dai poster per interagire con il ticket taker. Poi ancora si può udire una clip musicale diversa, di scarsa qualità, ma la vignetta in fondo allo schermo trasmette nient'altro che messaggi corrotti, che qualunque cosa significhino, risultano completamente illeggibili. A causa della qualità estremamente bassa del suono, ciò che il ticket taker dice in questo punto del gioco è dibattuto, ma è comunemente assodato che la frase pronunciata è «Non raggiungerai mai gli altri livelli». A questo punto lo schermo va nuovamente in dissolvenza e il giocatore viene riportato ancora una volta all'ingresso, ma il ticket taker è assente e il corridoio appare murato da una parete spessa fatta di mattoni. Toccare il muro causa il crash immediato del gioco. Fino ad ora si è sempre creduto che tutte le versioni originali del gioco siano scomparse o distrutte. Però è da poco presente in giro per internet anche un'esperienza personale vissuta da un utente, che a detta sua possiede una copia reale del gioco. Secondo il suo racconto, casualmente da piccolo, grazie allo zio camionista che al ritorno dei suoi viaggi era solito fargli qualche dono, era in possesso del gioco, ma visto che all'epoca era soltanto un bambino, non ci capisce molto. Secondo lui, infatti, una volta terminata l'installazione e avviato l'eseguibile senza poche difficoltà, sarebbero partiti una serie di errori, ma dopo un paio di secondi il gioco si sarebbe avviato, mostrando la famosa schermata iniziale. Da qui, il nostro, inizia il gioco ed accadono esattamente tutte le vicende descritte in precedenza. Una volta arrivato alla parete dei mattoni che sbarra l'accesso, il gioco gli crasha e decide quindi di lasciar perdere quello strano gioco. Dopo aver letto in giro di questo misterioso gioco, però, questo gli ritorna in mente e lo ritrova nel ripostiglio. Allega in un topic i video di gameplay che vi stiamo mostrando. In effetti, possiamo vedere, tramite la sua testimonianza, che il gioco presenta degli scenari nemmeno accennati nella leggenda originale. Tra i più inquietanti, tra quelli scoperti, troviamo i seguenti. Se non si dovesse parlare con il ticket taker, evitandolo camminando lungo le pareti e quindi non facendo apparire il messaggio di testo, sarebbe disponibile alla sua destra un corridoio nascosto con delle locandine. E su una di queste vi sarà un punto bianco e attraversandolo si potrà giungere nella sala delle proiezioni del cinema, completa di poltrone e schermo. Su quest'ultimo si potrà vedere una figura umanoide, nera, sullo sfondo bianco e una volta avvicinatisi, le tende dello schermo si chiuderanno. E dietro di noi apparirà l'uomo girandola, facendo crashare infine il gioco. Un altro episodio sconcertante e apparentemente privo di significato è anche quello dei coniglietti. Ma la svolta davvero misteriosa della vicenda arriva da un utente. Egli, postando un video, afferma di aver trovato un filmato nella sala delle proiezioni, che sarebbe partito rimanendo fermi appena entrati nella sala. Cosa vuol dire tutto ciò? E perché esplorando ulteriormente in cinema troveremo lo stesso prete del filmato, che dopo un po' di tempo ci intimerà.
Chiudi gli occhi e gira con me. La scritta apparsa prima dell'inizio del filmato indica quindi che sono presenti altri filmati, ma oltre a quello già descritto, non ne sono stati trovati altri. Le domande aperte a questo punto su The Theater sono tante. Cosa vuol dire? Come mai tanti crash? E perché se ne sono perse le tracce? Tante domande, ma poche risposte. Anche se quei pochi che hanno provato il gioco continuano ad affermare di poter ancora vedere con la coda dell'occhio l'uomo girandola. Anche per oggi terminiamo questo episodio di Creepy Games, avvolto nel mistero. Io non posso far altro che salutarvi insieme a Dellino e vi diamo appuntamento con il prossimo episodio di Creepy Games.